Spazi protetti, grazie alla tecnologia, dedicati ai bambini e ai ragazzi della periferia di Napoli contro la dispersione scolastica al tempo del coronavirus. Si narrano fiabe, si canta, si dà libero sfogo all'immaginazione, stimolando competenze trasversali, come ci racconta da Ponticelli la nostra inviata Anna Mazzone. Metti una periferia povera ma ricca di idee e tanti bambini che desiderano giocare e imparare. Ed ecco Face Zone, il progetto dell'Istituto Comprensivo 70 Marino Santa Rosa di Ponticelli, nella periferia orientale di Napoli, dove attraverso una serie di attività si contrasta con successo la dispersione scolastica, coinvolgendo non solo i bimbi ma anche i loro genitori, fratelli maggiori e nonni. E Face è acronimo di Farsi Comunità Educante. Ed è un progetto nazionale finanziato da Coni Bambini e mette insieme quattro città: Napoli, Teramo, Reggio Emilia e Palermo. L'ente capofila che coordina il progetto è la Fondazione Reggio Children di Reggio Emilia. Abbiamo creato delle face zone. Noi, puntando sulla didattica, abbiamo pensato di offrire l'opportunità ai genitori, alle famiglie con bambini nella fascia di età compresa fra 0 e 6 anni di svolgere attività didattiche. Una l'abbiamo alla nostra sinistra, la tele digitale, dove vengono svolte attività utilizzando i mezzi tecnologici, computer, videoproiettori, ma con materiali di scarto, materiali semplici che si possono trovare dappertutto, giocando un po' sui coni d'ombra, sulla luce. Un atelier che pone al centro dell'attenzione e dell'esplorazione del bambino proprio la luce come elemento che cambia la forma delle cose, il colore alle cose. E i bambini si divertono? Tantissimo e imparano anche tantissimo. I genitori scoprono cose nuove insieme ai bambini. E dalle tracce di luce si passa al laboratorio dell'architettura di carta. È un atelier molto particolare. Noi facciamo un vero e proprio viaggio esplorativo all'interno della materia carta. Ed è un viaggio multisensoriale. Si chiama architetture di carta, quindi il nostro atelier, proprio perché in realtà questo percorso avviene attraverso l'approccio architettonico, diciamo. Da un foglio di carta vengono fuori delle vere e proprie architetture. Non possono mancare le parole che a Ponticelli si fanno fiabe e storie racchiuse in una torre blu. Nella torre, all'interno di questo spazio, ci sono dei cuscini dove il sabato mattina appunto viene svolta la lettura, ma durante la settimana gli insegnanti scendono con le classi, con i bambini, si mettono in cerchio, si dispongono in cerchio, appunto hanno inventato il cerchio narrativo, dove ciascuno racconta se stesso, le proprie paure, le proprie emozioni, e dopo si ritorna in classe più consapevoli, ha trascorso un momento di apprendimento importante. Il progetto Face Zone nasce da tante voci e dal lavoro di diverse associazioni che in modo assolutamente gratuito non lasciano mai soli i bambini, nemmeno con le scuole chiuse, ma continuano a essere presenti anche online. Vengono nonni, è venuto qualche babysitter, è venuto anche qualche zio, qualche fratello più grande. E stiamo facendo una bella esperienza. Volevo solamente dire che Remida chiaramente la sua particolarità sono i materiali di scarto, perché dai materiali si nascono poi le idee, gli stupori, le meraviglie dei bambini ma anche dei genitori, che si meravigliano sempre come anche i bambini piccoli riescano a stupirsi e a inventare scenari sempre fantastici. Il progetto Remida nasce a Reggio Emilia. Per noi c'è una forte componente anche, diciamo, emotiva di chiudere il cerchio con l'esperienza da cui siamo nati, con la quale abbiamo sempre collaborato, ma adesso in una maniera ancora più articolata e incisiva. A Napoli la politica che viene dal basso è molto combattiva e tante sono le iniziative, soprattutto nei quartieri più difficili, dove purtroppo spesso la voce dei bambini resta inascoltata. Il bambino è sempre al centro di tutto questo. La politica dovrebbe avere una grande responsabilità in questo senso. I bambini sono il futuro, sono i nostri fiori, sono le nostre piante e mai come in questo momento di emergenza evidentemente l'agenda politica deve mettere al centro i bambini. Come abbiamo visto un po' è mancata, diciamo, fino adesso, però noi siamo certi che una responsabilità collettiva
e un ripensamento anche delle politiche in generale, questa è l'occasione buona per mettere al centro sia del nostro operato, ma proprio delle città, la dimensione del bambino. Questa è un'occasione che la politica e le amministrazioni non possono perdere.